Con due star consecutivo, sei qui a difendere un titolo, cosa si prova? No, sicuramente sono molto contento di essere qui, soprattutto in una bella città come New York. Mi dispiace solo un po' per il freddo, però no, sono contento di essere qua, di rappresentare ovviamente San Antonio Spurs, di essere italiano, di avere tanti tifosi che mi seguono dall'Italia. Quindi ovviamente cercherò di ripetermi ancora, sicuramente per la mia famiglia, per i miei amici e ovviamente per tutta l'Italia. L'anno scorso ci hai detto che il tuo obiettivo era vincere l'anello, raggiunto quello, quest'anno qual è la nuova sfida e come fai a mantenere la motivazione? Sicuramente vincere è la motivazione giusta, nel senso non mi sento sicuramente un ragazzo arrivato, nonostante l'anno scorso siano arrivati il titolo NBA e la vittoria della gara di tiro a 3 punti. Penso che sia importante per me, ma per qualsiasi giocatore, ogni volta avere motivazioni giuste. Le mie motivazioni non lo so, adesso sicuramente ho letto un po' i giornali e altre cose, e questa gara di domani di 3 punti, io penso di aver letto che parto da sfavorito, quindi questo mi rende ancora di più motivazioni per poter vincere, quindi proverò a dare il massimo per vincere ancora. Il tuo pasto preferito e cosa ti piace mangiare prima di una partita? Beh, prima della partita ovviamente non mangio tantissimo, mangio magari un po' di frutta, sicuramente un caffè è importante per poter essere, diciamo, in ottime condizioni, questo è quanto. Il tuo eroe da piccolo e cosa si prova oggi a essere un modello per tanti giovani? Modello da piccolo sicuramente sono nato con Michael Jordan, ovviamente Jordan è un idolo per tutti quanti. Io cerco di essere un esempio per tanti giovani che crescono adesso, che magari un giorno vogliono diventare come me, quindi cerco solamente di mostrare a loro la passione che ho per questo sport, l'amore che ho per questo sport, la voglia di vincere che ho e sicuramente di non mollare mai. Un saluto ai tifosi. Ciao a tutti, vi voglio bene.